Wayfarer, chi sono, che cosa fanno, da dove vengono? Un fiorino. Ma soprattutto, perché se ne sta parlando così tanto negli ultimi giorni? Oggi faremo una bella video reaction in cui ne parliamo. Vediamo se ce la faccio a fare questo video. Salve a tutti, bentornati nel canale, io sono Frank Horseman e come al solito vi do il benvenuto nella community metal più controversa del web. Allora, come avete capito, oggi si parlerà dei Wayfarer, spero si pronuncino così. A proposito, se volete vedere il video in cui leggo le istruzioni dell'IKEA in finlandese, volevo dire il video in cui leggo le canzoni dei Munzorov, iscrivetevi al canale perché a 3000 iscritti lo faccio. Sì, ce l'ho con te, vieni, avvicinati. Guarda, vieni a vedere, vieni a vedere una cosa, guarda, allora. La vedi questa percentuale? Non iscritti, 77%. Se tu fai parte di questo 70% di persone che guarda i miei video e non è iscritto, sei veramente una brutta persona. Perché se noi arriviamo a 3000 iscritti, faccio il video su Munzorov. Quindi, iscriviti al canale, così almeno. No? Non c'è niente di male. Dicevo, i Wayfarer sono un gruppo atmospheric black dal Colorado. No, devo dire che essere qua come la prima volta... Non quel Colorado. Sono sotto Century Media. Oh mio Dio, come fanno a essere sotto Century Media e non li conosco? Ah! Ve lo dico io perché, in poche parole, cerco di riassumere. In poche parole, hanno firmato con Century Media nel 2021. Infatti il loro ultimo album era sotto Profound Lore, Aromance with Violence, appunto questo. Praticamente dopo che hanno firmato poi con Century Media sono stati ristampati i loro due album, che sono gli ultimi due, peccato, che poi tra l'altro hanno dato via al loro successo, e sono appunto Aromance with Violence e A World Blood. Io per esempio, come avete visto, ho il vinile di Aromance with Violence stampato da Profound Lore, come potete vedere qua, non so se si vede, però eccolo qua, guardate. Quindi è praticamente la prima stampa. Poi tra l'altro, per chi mi segue su Instagram già sapeva di questa cosa, perché l'ho fatta vedere su un reel appositamente dedicato di cui parlo di loro, faccio vedere tutto quanto. Tra l'altro è bellissimo il booklet illustrato di questo vinile, io veramente lo amo alla follia, e se c'è appunto una spesa di cui non mi pentirò mai è proprio aver preso questo vinile, che è stupendo. Allora, in poche parole, su Metal Archives loro sono catalogati atmospheric black, folk metal. Loro invece si definiscono, ecco, come black metal of the American West. Ora, sapete che c'è? Le due cose comunque sia, se ci pensate, non è che sono a contrasto, anzi, vi devo dire la verità, sono, si possono addirittura abbracciare, se così vogliamo dire. Ci portano comunque sia loro un tipo di cultura che effettivamente, che solo loro hanno, ecco, e ci possono raccontare al meglio. Comunque mi raccomando, da non confondere con Black Braid, occhio, perché sono le due cose agli antipodi, sono proprio opposti. Black Braid appunto ci parla di nativi americani, loro ci parlano di tutt'altro. Vi ricordo che comunque i veri americani sono loro, sono i nativi americani, non gli invasori inglesi appunto che hanno preso possesso della loro terra e poi sono diventati maggiori esportatori di democrazia. Detto questo, io non sto giudicando male i Wayfarer, anzi li stimo tantissimo per aver comunque sia portato finalmente nel metal, poi più precisamente nel black metal, questa tematica che mancava, e veramente sono stati veramente veramente fantastici. L'annuncio di American Gothic, vi dico la verità, ha fatto veramente parlare tutto il web di questo album.
Non so se ci avete fatto caso in quei giorni, ma le maggiori, tra le maggiori testate giornalistiche parlavano solamente di questo. Io avevo veramente la home invasa di questi articoli che dicevano, che riportavano appunto, che davano la notizia in pompa magna dell'uscita del nuovo album dei Wayfarer. Ed io ero tipo in conflitto tra me e me, perché dicevo, wow, ma da quando i Wayfarer fanno tutto questo scalpore? Perché ricordiamoci che comunque sia è un gruppo abbastanza giovane, ha cominciato ad avere successo appunto con A Romance with Violence in modo veramente eclatante. Ecco qui che mi servite voi, tu che stai guardando il video, mi riferisco proprio a te. Lascia un commento se conoscevi i Wayfarer prima che te li consigliassi io, o comunque sia, insomma, prima di questo video, o comunque sia prima che te li consigliassi anche su Instagram, se li hai visti lì. Comunque, se non li conosci ed è la prima volta che stai ascoltando la loro musica, dopo questo video vai ad ascoltare A Romance with Violence, nell'attesa appunto che esca American Gothic il 27 ottobre. Fatto sta che appunto dopo 5 minuti che era stato annunciato American Gothic, io ero lì, praticamente già avevo preordinato il vinile che ho preordinato è questo che vedrete adesso. Non ce lo fanno vedere qui, però c'è scritto che il booklet è a giornale, quindi mi aspetto veramente qualcosa di figo, dato che l'ultimo booklet è stato veramente clamoroso. Nel frattempo che aspettiamo, ci facciamo una bella reaction, ecco, appunto a To Enter My House Justified, lo stavo per dire nel modo sbagliato. Tu mi stai guardando, l'hai notato, 3000 iscritti, ve lo ricordo, 3000. Perché a To Enter My House Justified e non a False Constellation? Ve lo dico subito, perché To Enter My House Justified sembra avere un video molto più figo, più interessante da poterci fare la reaction. Quindi su False Constellation magari ci facciamo una bella riflessione, magari su un altro video. Intanto andiamo a vedere To Enter My House Justified. Signori, si parte. Speriamo che come al solito vada tutto bene. Dovete sapere che poco prima di fare questa reaction ho sentito la canzone prima, False Constellation. Adesso andiamo a sentire questa. Adesso andiamo a sentire To Enter My House Justified. Sono troppo curioso, anche perché, cioè, li amo io. Bellissimo. Cioè, ragazzi, c'è questa atmosfera proprio bellissima, proprio da porca miseria, cioè proprio da spaghetti western, cioè serviva un gruppo che ti faceva una cosa del genere. Serviva finalmente qualcuno che portasse questo. Pure il sound, no? È molto tagliente, è molto proprio da che si presta molto, ecco, a questa atmosfera. Già comunque sia, lo abbiamo sentito da l'ultimo album, insomma. Quindi vi lascio immaginare. Mamma mia, raga, lui è bellissimo. Cioè, il chitarrista, raga, proprio non è lui, eh. Lui, bellissimo, raga. Poi c'è sto bianco e nero, raga. Stupendo, stupendo proprio. La luce, come è gestita, slow motion, cioè. Oh, allora non me lo so sognato che c'erano le tastiere, c'era qualcosa, perché su False Constellation, eccolo, dovrebbe essere lui, dovrebbe, non ne so sicuro. Comunque incredibile, cioè, raga, ma che atmosfera ti ricreano, mamma mia, bellissimo, bellissimo proprio. No, mi sa che non è lui, non è il chitarrista. Infatti non è lui. Da notare comunque è il video è proprio volutamente sgranato, comunque sia con la grana, quella la grana proprio del film, perché proprio penso sia voluto, perché comunque ricrea molto atmosfera film western. E cazzarola, guardate che, cioè, raga, guardate che luce qui, cioè. Tra l'altro ve lo dico dopo,
Sto pezzo mi ricorda molto una canzone dell'altro album, adesso non mi ricordo quale, però ci sembra molto. Cioè, c'è la melodia molto simile. Comunque, raga, cioè, è assurdo, le scene quelle del video, non di loro che suonano, sono clamorose, ma proprio clamorose. Ci hanno investito un sacco. Vabbè che adesso stanno sotto Century Media, però voglio dire, porca miseria. C'è la cura del dettaglio, cioè, raga, incredibile. Poi, parliamone, cioè, bella pure questa di scena, devo dire. Porca miseria. Porca miseria, raga. Cioè, raga, canzone veramente clamorosa. E c'è da dire che il mix, cioè come è stata mixata, allora, è molto differente dall'album precedente, cioè nel senso che comunque la voce è un po' diversa da come è stata mixata nell'album precedente, e vi devo dire che a me piaceva molto di più come era prima. Non che adesso faccia schifo, per carità, però sincero, ero proprio quel, ti dava proprio quella sensazione, quel vocione che sovrastava tutto. Bello, bello. Comunque sempre molto tagliente, sempre molto atmosfera film western, con comunque sia con quelle tastiere anche messe lì che ci sono e non ci sono. E devo dire, raga, clamoroso. Non vedo l'ora che esca l'album, sinceramente. Ne parliamo? Parliamone, perché io sinceramente non sono riuscito a capire a fondo, ecco, diciamo, il testo della canzone. Allora, poche parole, c'è questa sorta di viandante che vediamo anche nel video, che ci viene appunto raccontare una canzone che dice appunto che non riesce a trovare un posto per chiamare casa. Allora, ce l'ho qui. Poche parole, ecco, infatti dice, vedo, vabbè, a parte vedo una tempesta nell'arrivo, non so dove posso trovare riparo o un senso di casa per essere in pace. Qui in poche parole ci fa capire che sta cercando appunto una sua casa, che è come se fosse un viandante, una persona che viaggia e non ha una casa fissa, una fissa dimora. Poi arriviamo anche alla fine, si capiscono anche altre cose. Tutto ciò che ero sembra scivolare via nel nulla, tutto ciò che voglio è un luogo da chiamare casa. Tutto ciò che ero sembra scivolare via nel nulla, mi fa pensare un attimo male, e dopo vediamo anche perché. Un ultimo brandello di valore rimasto, siamo i solitari, gli uomini persi nelle pianure, infatti, ecco. Poi arriva, ecco, l'altro protagonista di questa storia che abbiamo visto anche nel video. Infatti gli dice: cavaliere, da chi stai scappando? Quanto vale il tuo nome per te e ciò che hai fatto? E qui si comincia un attimo a mettere i puntini sulle i, si comincia un po' a capire che c'è qualcosa che non va in questa persona, appunto, che abbiamo visto in tutto il video. Perché sta scappando? Da chi sta scappando? Appunto lo dice: da chi sta scappando? Che cosa hai fatto? E qui già si comincia a capire qualcosa, perché dice: intaglia il tuo nome prima che il tempo possa dimenticare. Attraverso il cielo una storia amara porta la tua vergogna. Le tue azioni non possono essere annullate. Siamo i perduti, i figli di tombe senza nome. Ora, in questo caso non viene specificato bene, però si capisce che questa persona abbia fatto qualcosa per essere cacciata dove viveva, e quindi è stato un po' come buttato fuori. Addirittura, ecco, dice appunto: porta la tua vergogna, quindi immagino sia stato qualcosa di veramente brutto. Le tue azioni poi non possono essere annullate, quindi dal testo si capisce che questo viandante in realtà o è un fuorilegge o è un criminale. O cavaliere solitario, posa le tue armi, questo mondo ti ha lasciato alle spalle, il tempo ha vinto. Sono uno dei figli infiniti della frontiera, il tempo mi ha superato, un'ultima speranza a cui aggrapparsi per entrare nella mia casa giustificata. Detto questo, io penso che comunque sia su questa canzone penso di aver detto tutto. Impressioni a caldo su questa canzone, su questa e False Constellation. In realtà False Constellation l'ho sentita praticamente una volta, me la dovrei riascoltare perché insomma, non è che me la ricordo bene. Comunque vi devo dire, c'è tanto, tanto, tanto hype per il nuovo album dei Wayfarer. Diciamo che, allora, io mi aspetto che questa non è
né questa né False Constellation saranno le migliori dell'album, però comunque mi aspetto un signor album. Non so se arriverà al livello di A Romance with Violence, spero che lì dentro, dentro quell'album che ancora non abbiamo ascoltato, ci siano canzoni migliori, probabilmente ci sarà. Signori, detto questo, io vi ringrazio per essere arrivati fin qui, se il video vi è piaciuto lasciate un bel like, un bel commento, vi ricordo che di farmi sapere se conoscevate già i Wayfarer o comunque sia, se non li conoscete ditemi se andrete a sentirli, ad ascoltarli. Vi ricordo che se non siete iscritti potete iscrivervi al canale, così almeno a 3000 iscritti, manca pochissimo, faccio un bel video sulla pronuncia delle canzoni dei Moonsorrow, sarà come leggere le istruzioni dell'IKEA. Detto questo, signori, grazie per essere arrivati fin qui, grazie per aver ascoltato questo ragazzo che parla delle proprie passioni. Ci si becca in un prossimo video. Ciao a tutti.